ministro degli esteri Schumann esce dall'Elysée, dove è stato consultato dal presidente della Repubblica Auriol. Questa crisi di governo è considerata tra le più gravi dopo la liberazione. Anche Paul Reynaud, capo degli indipendenti di destra, ha declinato l'incarico, a cui già un socialista e un gollista hanno opposto il loro rifiuto. Mentre vediamo giungere per le successive consultazioni il capo dei comunisti Duclos, il socialista Robert e il leader degli indipendenti di oltreoceano Senghor, ricordiamo che la caduta del gabinetto Plevin è stata provocata dal voto dei socialisti unitosi a quello delle opposizioni di destra e di sinistra. La crisi dovrebbe risolversi prima delle imminenti riunioni del Consiglio d'Europa.